Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e sulla campanella per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. L'argomento di oggi è la latenza. Molti utenti hanno scritto riguardo questo argomento e cerchiamo quindi di spiegare che cosa è la latenza e come si gestisce. Nel campo audio il termine latenza è da associarsi più che altro al termine ritardo. Nel mondo reale un suono, ad esempio emesso da una fonte, impiega un certo tempo viaggiando nell'aria per raggiungere un punto di ascolto. Immaginiamo ad esempio l'eco. Quando urliamo, il nostro suono viaggia fino alla parete dove rimbalza e torna indietro facendocelo ascoltare con un certo ritardo appunto. Anche se siamo in grado di percepire ritardi molto brevi, normalmente il cervello non riesce a percepire chiaramente suoni in ritardo quando sono compresi in un intervallo tra i 3 millisecondi e i 10 millisecondi. Alcuni studi infatti hanno dimostrato come le rifrazioni del suono diventino udibili tra i 12 e i 15 millisecondi. Ovviamente dipende da ascoltatore ad ascoltatore e quindi un fattore anche soggettivo. Quando cantiamo in un microfono o attacchiamo il jack della chitarra alla nostra scheda audio, il segnale di ritorno può essere più o meno avvertito come ritardo in base a diverse caratteristiche della scheda audio e dei software che stiamo per ascoltare, che usiamo per ascoltare il suono di ritorno. In alcuni casi il ritardo, la latenza quindi, è così evidente che diventa fastidioso e poco pratico, facendoci desistere dal registrarlo. Cosa produce questo ritardo o questa latenza? In termini pratici, cercherò di essere più basico possibile. Quello che noi ci troviamo di fronte viene chiamato fenomeno di round trip, ossia il percorso che fa il nostro segnale audio per entrare ed uscire dal computer. In questo caso, in questo percorso, accadono delle cose che ora analizzeremo brevemente. Inseriamo la chitarra elettrica, ad esempio, nella scheda audio, nell'ingresso 1 della scheda audio. Il segnale in ingresso verrà convertito dal convertitore della scheda in digitale, quindi in informazioni digitali. Il processo in questo caso viene chiamato AD, ossia Analog to Digital, e in parole povere descrive il processo di conversione che il segnale analogico del nostro strumento affronta per trasformarsi quindi in informazioni digitali. Un buffer trasporta questi dati verso la DAW, Studio One, Pro Tools, Logic, eccetera, utilizzando il driver ASIO nel caso di Windows o il Core Audio nel caso di OS X. Dopodiché, una volta arrivato alla DAW, fa il ciclo inverso, ossia ripassa attraverso l'ASIO ed il buffer ed un processo di riconversione da digitale ad analogico, un processo di DA, ossia Digital to Analog, per poterci permettere di ascoltare il tutto dalle casse. Questi processi di conversione, come abbiamo visto, vengono eseguiti da quello che comunemente viene chiamato convertitore a DDA e è la parte più critica del processo e richiede normalmente più di mezzo millisecondo per eseguire la conversione e riconversione per arrivare ad un ritardo totale di circa un millisecondo e quindi poi giungere alle nostre cuffie. Ovviamente sarà quasi impossibile percepire un millisecondo di ritardo. Infatti, quando noi cantiamo attraverso il microfono e riascoltiamo attraverso la cuffia collegata alla scheda audio senza utilizzare la DAW nel nostro processo, quindi soltanto entrando ed uscendo dalla scheda audio, non riusciamo ad avvertire questo millisecondo di ritardo. Ma nel momento in cui dobbiamo iniziare a registrare, altri fattori entrano in gioco. Vediamo quali. Il buffer è una regione di memoria usata dal processore per depositare momentaneamente i dati raccolti, nel nostro caso i dati audio, mentre vengono mossi da un posto ad un altro all'interno del computer. Ci sono quattro tipi di buffer utilizzati nel nostro processo. Il buffer di trasporto iniziale, che porta appunto il segnale dalla scheda audio al computer, quindi l'interfaccia USB o FireWire. L'input buffer gestito dall'ASIO driver o dal Core Audio, come abbiamo visto, l'output buffer gestito sempre dall'ASIO driver e dal Core Audio e il buffer finale di trasporto sempre attraverso la porta USB o FireWire. I millisecondi che vengono indicati qui nel grafico sono indicativi e possono variare da scheda a scheda e anche dal tipo di driver che gestisce questo buffering. Ognuno di questi buffer, come vediamo, contribuisce all'incremento e quindi al ritardo o la latenza del nostro segnale. Abbiamo omesso la Thunderbolt per una ragione.
In questo caso, infatti, il protocollo è stato disegnato per implementare nel driver il DMA, Direct Memory Access, che legge i dati audio direttamente dalla memoria senza utilizzare un buffer, incrementando quindi di molto le performance della latenza. Guardiamo quindi il signal flow, quindi il percorso che il nostro segnale fa. Cantiamo nel microfono, la scheda audio converte in digitale le informazioni impiegando mezzo millisecondo, come vediamo, abbiamo visto, di ritardo, dopodiché passa nel buffer USB che aggiunge 6 millisecondi, l'ASIO driver che gestisce il segnale in ingresso che aggiunge circa 3 millisecondi, lo stesso ASIO driver che gestisce il segnale di ritorno verso la scheda audio che aggiunge 5.8 millisecondi, nuovamente 6 millisecondi aggiunti dal buffer dell'interfaccia USB e infine ritorna nel convertitore digital to analog per poterlo ascoltare nelle cuffie. Tutto ciò fa sì che il nostro round trip, quindi il percorso del segnale totale, ci possa ritornare in cuffia con 21 millisecondi di ritardo. Tantissimi. In questo caso il ritardo può essere quindi la latenza gestita meglio o peggio in base a come è stato scritto il driver della scheda e anche in base ad altri fattori che adesso andremo ad analizzare. Parliamo quindi di driver lenti o di driver veloci. La variabile più importante nel calcolo della latenza è quindi il driver che gestisce la scheda audio. Per cui, per chi non lo sapesse, il driver è un software che permette l'interazione tra il componente, quindi la scheda, e il computer stesso. Il driver quindi comunica tra il computer e l'interfaccia audio attraverso un bus a cui è collegato, ossia potrebbe essere la PCI, la USB, la FireWire, eccetera eccetera. Uno degli obiettivi principali di chi produce schede audio è di scrivere un driver in grado di interagire con i propri prodotti limitando la latenza al minimo possibile. Alcuni produttori infatti spendono molto nella realizzazione di driver performanti, aggiornandoli fin quando le schede sono in commercio. Ci sono aziende come RME, ad esempio, che provvedono all'aggiornamento dei driver per un lunghissimo tempo, anche per prodotti giudicati legacy. Il buffer è invece disegnato per chiedere in prestito del tempo al processore. Mentre il buffer trattiene informazioni, le parcheggia per così dire, il processore può eseguire calcoli per altri scopi come calcolare i plugin, tenere il computer acceso, reagire al mouse, sincronizzare il nostro Dropbox ad esempio, mantenere gli antivirus accesi ad esempio o mantenere aperto il programma di posta che sta scaricando la posta costantemente. Più è alto il buffer, più tempo chiediamo in prestito, più il processore sarà in grado di lavorare con molti plugin o su più tracce contemporaneamente, ma a discapito della latenza che aumenterà di conseguenza. Vediamo all'interno di Studio One, ad esempio, andiamo nelle preferenze, audio setup, possiamo vedere come la nostra audio device, in questo caso la Fireface UFX Plus, gestisca 3 millisecondi in ingresso e 3 millisecondi in uscita grazie a un buffer di 256 samples. Più aumento la grandezza del buffer, più aumenta la latenza della scheda. Passiamo infatti a 44 millisecondi rispetto ai tre precedenti. In questo caso ho aumentato il buffer. Studio One riesce a lavorare con più capacità di calcolo su tantissime tracce e plugin, quindi mi permette di sfruttare la DAW in fase di mix in maniera eccellente, ma nel caso in cui volessi continuare a registrare in tempo reale, riuscendo quindi ad ascoltare quello che registro, sia MIDI che audio, avrò un problema di latenza estremamente importante. Abbassando ulteriormente il buffer, potrei addirittura arrivare a un millisecondo in ingresso e un millisecondo in uscita, rendendolo quindi impercettibile. Pensiamo ad esempio a uno scenario tipico: stiamo suonando uno strumento virtuale cercando di aggiungere ulteriori parti al nostro brano, ma stiamo già usando ad esempio 42 tracce che utilizzano a loro volta dei plugin che abbiamo inserito. Il nostro audio inizierà a distorcere e iniziamo a sentire dei click o dei pops mentre siamo in play. In questo momento il nostro processore è in over, ossia non è più in grado di gestire queste informazioni. Se il nostro buffer si trova selezionato su 64 samples, ad esempio, dovremo aumentare la dimensione per aiutare la CPU, come abbiamo visto. Ma ci ritroveremo con un ritardo difficile da gestire sul nostro strumento virtuale mentre suoniamo. Ci troviamo quindi nel tunnel della latenza da cui è molto complicato uscire, ma non impossibile. Vediamo come fare. Le soluzioni possibili sono
4. La prima, congelare le tracce. Studio One, come anche altre DAW, permette di congelare le tracce ed i plugin associati in modo da alleggerire il calcolo al processore per il processing in tempo reale. Potremmo farlo utilizzando Transform to Rendered Audio o Transform to Audio Track. In questo modo potremmo poi spegnere il nostro Virtual Instrument che sta consumando CPU. E sempre in questo modo potremmo abbassare il buffer e avere meno latenza possibile mentre suoniamo. Potremmo poi, in un secondo momento, ripristinare le tracce MIDI per poter procedere al mix. Metodo 2. Utilizzare il sistema Low Latency Mode di Studio One. Lo vediamo qui in basso, questa Z verde o blu, in base al tipo di scheda che viene collegato. Questo è un sistema proprietario di Studio One che ci permette di utilizzare un doppio buffer, ossia andiamo nelle nostre preferenze, audio setup, e avremo un audio devices e un processing. In questo modo potremmo lavorare con 128 samples e quindi 2 millisecondi di latenza in ingresso e 2 in uscita, quindi suonare con un 4 millisecondi abbastanza inavvertibili, mentre il processing della DAW rimane su 2048 samples. Dovremmo poi cliccare su Enable Low Latency Monitor for Instruments e potremmo, come vediamo, raggiungere una latenza di audio round trip di 5.6 millisecondi rispetto ai 67 che normalmente ci ritroveremo con questo tipo di configurazione. Questo grazie al potente motore di Studio One. Come abbiamo visto in altri video che trovate sempre nel collegamento sotto, potremmo registrare in tempo reale, senza avvertire latenza, su song estremamente pesanti. Con questo sistema viene attivato un processo di protezione del dropout che non ci farà avvertire i clicks derivanti dallo stress del processore. Metodo 3. Utilizzare un direct monitor attraverso il mixer della scheda audio. In questo caso io escludo completamente l'ascolto e quindi il ritorno all'interno di Studio One e gestisco l'ingresso e l'uscita del segnale direttamente dal Total Mix in questo caso, ma dal mixer delle schede audio che noi abbiamo a disposizione. In questo modo il segnale entra, nel mio caso NIV, e esce direttamente nell'uscita cuffie, come vediamo, senza passare all'interno della DAW. Io non avverto alcun tipo di ritardo e posso registrare in tutta tranquillità, ma ovviamente non posso utilizzare i plugin all'interno di Studio One, quindi dovrò registrare la mia voce utilizzando i plugin della scheda audio se ne ho a disposizione, in questo caso il riverbero ad esempio, o il compressore o l'EQ a disposizione del Total Mix e nient'altro. Ma è una soluzione ottimale quando non è possibile gestire la latenza all'interno della DAW. Metodo 4. Utilizzare un mixer esterno, cioè collegare il microfono al preamplificatore e il preamplificatore al mixer, ma anche all'interfaccia audio. Quindi utilizzare due uscite del nostro preamplificatore, di cui una andrà al mixer dove avrò attaccato le cuffie, l'altra andrà alla scheda audio e quindi verrà campionata, mentre l'uscita della DAW dalla scheda audio va anch'essa al mixer. In questo caso il mixer esterno fa da monitor e quindi non mi fa avvertire alcun tipo di ritardo. Anche in questo caso non potrò utilizzare i plugin della DAW, ma comunque è un sistema funzionale. Potrò poi aggiungere tutti gli effetti alla voce registrata in un secondo momento quando sarò in fase di mix all'interno della DAW. Ripensando alla nostra scheda audio, ogni bus ha un suo tempo di latenza, come dicevamo. USB 2 sarà più lento dell'USB 3 o della FireWire e tutte saranno più lente della Thunderbolt. In questo caso proprio chi scrive il driver può fare la grossa differenza rendendo alcune schede audio USB 2 in grado di gestire 36 in e out a 96 kHz, mentre altre fanno fatica a gestirne soltanto 4. I plugin inoltre introducono una loro latenza sempre misurata in millisecondi. Tornando a Studio One, possiamo controllare questo processo attraverso il monitor dei plugin. Cliccando su Performance potremo Show Devices, vedere quanto un plugin all'interno di Studio One, apriamone uno, ad esempio il Fab Filter, quanta latenza introduce all'interno del nostro mix, in questo caso 0 millisecondi, perché i plugin della Fab Filter sono ottimizzati per lavorare in low latency, ma ce ne sono altri che, ad esempio, come ad esempio i Vice, apriamone uno, che a causa della loro pesantezza computazionale aggiungono ben 149 millisecondi al calcolo. Questa latenza viene gestita dalla DAW e quindi dal processore, che incide enormemente nel calcolo totale della latenza della DAW stessa. A volte quindi può capitare di utilizzare plugin molto pesanti e stressanti
che incrementino notevolmente la latenza generale del tutto. Se possibile, spegniamoli nel momento di registrazione, migliorando così la performance totale. Al momento della realizzazione di questo video, le schede più veloci provate sono quelle Thunderbolt Quantum della Presonus e Fireface UFX Plus della RME, dove la Quantum supera leggermente la RME in gestione di latenza e di round trip totale. Lo possiamo vedere in altri video che ho già realizzato. Tutti questi parametri sono influenzati dalla frequenza di campionamento a cui abbiamo impostato il progetto, che sia 44, 48, 96 o 192 kHz, e dal buffer applicato, che in alcuni casi scende fino a 16 samples, come abbiamo visto nel video recensioni della Quantum 2 e della UFX Plus. È quindi un sistema da tenere sempre sotto controllo e che possiamo regolare in base alle situazioni. Impariamo a gestire le risorse al meglio possibile e risolviamo i problemi di latenza con i sistemi ed i trucchi che abbiamo visto sopra. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per raccogliere fondi a sostegno della realizzazione dei prossimi video gratuiti. Trovate il link sempre nella descrizione. Ciao, a presto!